Interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto. Grazie Presidente, questa interrogazione che ha una data del 24 agosto 2022 ha in oggetto informazioni in merito alle dosi di vaccino prossime alla scadenza e alle dosi di vaccino avviate all'eventuale iscrizione. Quindi Assessore, nella premessa che dal bollettino sull'andamento della campagna di vaccinazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria si evince che nel nostro Paese il 90% della popolazione over 12 anni, ossia il 51 milioni di persone, ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid primario e che dalle dosi consegnate alle Regioni è complessivamente pari a 141.897.992 dosi. E sono state somministrate 137.564.837, con un avanzo ad oggi di 4.333.155 dosi. Considerato che il nostro Paese è tra quelli che ha più vaccinato la popolazione, imponendo anche l'obbligo diretto per gli over 50 e quello indiretto e surrettizio legato al Super Green Pass, una di quelle questioni che ne parleranno costituzionalisti nei prossimi anni su questo obbligo, ma non c'è la corsa per quello che risulta la terza e quarta dose e le scorte si accumulano, probabilmente anche in vista della fornitura di vaccini specifici contro le nuove varianti SARS-CoV-2, come annunciato dal CEO di Pfizer e Moderna, che arriveranno in autunno. Ricordato che nei giorni scorsi la Regione Emilia-Romagna ha denunciato che 133.000 dosi di vaccino in dotazione alla medesima Regione andranno in scadenza tra giugno e agosto 2022. Stesso grido d'allarme è stato lanciato dalla Regione Sardegna e il problema sembra accomunare tutte le Regioni. Considerato che il rischio di scadenza di migliaia di dosi pagate ovviamente dai cittadini, quindi milioni di dosi pagate dai cittadini, è già stato in parte evitato nei mesi scorsi quando AIFA, su suggerimento delle case farmaceutiche, Pfizer BioNTech, ha esteso il periodo di validità dei precedenti 6 mesi agli attuali 9 mesi per i vaccini ormai prossimi alla scadenza e per i quali, rispetto all'etichetta con la vecchia data, sono stati aggiunti 3 mesi di validità. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale per sapere se la Regione è in possesso di dosi di vaccino prossima alla scadenza e in tal caso qual è il loro numero, nonché il numero di dosi inviate a distruzione perché scadute prima che potessero essere inoculate. È una domanda molto significativa, Assessore, questa, perché al di là delle dosi, che io chiaramente non entro nel merito di chi l'ha fatto o non l'ha fatta, ma si parla di farmaci a tutti gli effetti pagati, sebbene sono informato, se questo corrisponde al vero, da soldi pubblici, quindi soldi pubblici non di questa Regione, magari ce lo dirà meglio lei nella risposta, ma sempre soldi pubblici sono e ci devono spiegare perché, se la popolazione è di circa 60 milioni di abitanti, ne abbiamo comprati, chiaramente non tutti sono come target vaccinale, oppure altre persone hanno scelto di non vaccinarsi, come il sottoscritto per esempio, quindi 140 milioni di dosi le abbiamo ovviamente pagate e quindi vogliamo capire eventualmente questa distruzione, questo avvio allo smaltimento, quant'è in numeri e poi facciamo due calcoli di quanti sono i costi eventualmente che sono a carico del nostro sistema di farmaci acquistati e non adoperati. Grazie. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. Evidentemente questi sì sono costi che sono stati sostenuti dai contribuenti, non dico della Regione Umbria ma a livello nazionale, quindi anche dalla Regione dell'Umbria. Con riferimento alla richiesta appunto del consigliere, si fa presente che l'estensione del periodo di validità dei vaccini Covid-19 viene stabilita e approvata dall'Agenzia Europea, come ho già detto, dei medicinali EMA,
che ne pubblica la relativa documentazione accessibile al pubblico sul proprio sito e indirizzo istituzionale. In merito alle dosi di vaccino in possesso della Regione, si comunica che le dosi consegnate sono 2.154.815. Le dosi utilizzate sono 1.811.021. Le dosi in giacenza sono 304.470. Le dosi scadute 44.764 e quelle smaltite sono 12.660. Lascio agli atti gli allegati con tutta quanta la documentazione relativa appunto alle dosi che il Governo ci ha inviato. Grazie. Grazie Assessore Coletto, prego Consigliere Mancini per la replica. Molto bene Assessore, io onestamente la devo solo ringraziare perché ha comunicato numeri ovviamente che non rientrano nella responsabilità del suo operato e ovviamente tantomeno di questa amministrazione. Però mi viene facile, Assessore, dire che la popolazione umbra avrebbe ricevuto praticamente tre volte il fabbisogno vaccinale. Quindi 2.800.000 sono quelle che ci hanno inviato, 1.800.000 sono quelle inoculate, ne vanno in distruzione circa 44.000, se ho ben capito, e ne abbiamo a disposizione ancora 304.000. Dico bene, Assessore? Molto bene. Allora, 304.000 dosi a disposizione, su cui, come ho detto nell'interrogazione, ci sono dei farmaci che dicono essere aggiornati alla variante Omicron 5, come recentemente anche un noto virologo ha detto, effettivamente il vaccino è inefficace perché ci sono varianti nuove, non l'ho detto io, l'hanno detto in televisione. Ora il problema è, noi come amministrazione, Assessore, come possiamo far capire alla magistratura contabile che buttiamo via 304.000 dosi di farmaci pagati dal popolo italiano e che in qualche maniera non sono inoculabili, non sono adoperabili di qui e nei prossimi mesi? Perché questo è il problema, che ovviamente non riguarda la sua funzione e questa amministrazione. Quindi io la ringrazio della puntuale risposta che lei mi ha fornito e ovviamente penso che l'opinione pubblica, facendo un conto a spanne, parliamo di milioni di euro, mentre ovviamente che rischiano di essere sprecati, milioni di euro di soldi pubblici, e qui le casse farmaceutiche non c'entrano nulla, qui c'entra una gestione sanitaria nazionale sproporzionata nei modi e nei tempi, nelle procedure, lasciando indietro ovviamente, come abbiamo poi visto dagli studi, altre procedure giustamente da affiancare ai vaccini che avrebbero non intasato i nostri ospedali, soprattutto avrebbe consentito, come dice un autorevole istituto, italiano, se ben ricordo il Nieghi, il 90% dei pazienti con le cure domiciliari non sarebbe finito in ospedale, non lo dice Valerio Mancini, l'abbiamo letto nei giornali. Quindi però resta il fatto, Assessore, il fatto di un'enorme disponibilità di farmaci pagati dalla collettività nazionale e che adesso a un certo punto per varie ragioni non sono inutilizzabili. Questo penso che sia un dovere da parte della magistratura contabile a livello nazionale di capire perché e come sono stati comprati un numero così eccessivo di dosi rispetto al fabbisogno della popolazione. Grazie. Ultima question time, prego consigliera Puletti, risponde sempre l'assessore Coletto. Grazie Presidente. Questa mia interrogazione nasce dal voler mettere al corrente lei assessore, così come l'Assemblea legislativa, così come i cittadini che ci guardano, di un episodio alquanto anomalo che è successo durante questa campagna elettorale appena conclusa e che ha riguardato il pronto soccorso di Umbertide. Come abbiamo detto in quest'aula in più di un'occasione, il pronto soccorso di Umbertide è sicuramente un servizio particolarmente importante per l'Alta Valle del Tevere,
ha un bacino di utenza superiore comunque sia alle 20.000 unità e rappresenta oltremodo un supporto strategico anche per quei comuni montani come può essere Montone, come può essere Lisciano-Niccone, come può essere il comune di Pietralunga che in occasione abbiamo riportato anche in quest'aula, grazie anche al suo lavoro assessore abbiamo salvaguardato la guardia medica. Però ritornando al discorso del pronto soccorso, abbiamo affrontato questo argomento in diverse occasioni, lo abbiamo fatto con una mia mozione qui in Consiglio regionale, lo ha fatto lei assessore in Consiglio comunale proprio ad Umbertide, dove è stato ribadito in ogni sede, in ogni luogo, che il pronto soccorso a Umbertide non è mai stato messo in discussione da questa giunta e da questa maggioranza. È passato un periodo, sembrava che le acque si fossero attenuate e poi, guarda caso, arriva fine agosto, torna la campagna elettorale, torna un Partito Democratico in difficoltà e casualmente, in maniera molto strana, o quantomeno questa è l'impressione che ho avuto io, si parla e si ritorna a parlare di un paventata chiusura a tempo indeterminato del pronto soccorso di Umbertide. Questo perché si dice all'interno dell'ospedale che si dovevano fare dei lavori non molto chiari o quantomeno precisati. Torna i rumors, tornano di nuovo gli attacchi da parte del Partito Democratico e continua ad aleggiare quella preoccupazione che pensavamo attraverso appunto quelle che sono state le rassicurazioni di aver messo a tacere. Quindi assessore mi chiedo e le chiedo se tutto ciò è quantomeno normale, soprattutto se le tempistiche sono normali, se questo può essere il bene per gli umbertidesi, se questo vociferare all'interno dell'ospedale di Umbertide può essere veramente utile alla comunità. Mi chiedo soprattutto cosa si possa fare per evitare certe situazioni affinché non si ripetano, perché comunque sia la regione, noi consiglieri, lei soprattutto in primo luogo, ma insieme anche al sindaco Carizia, in più di un'occasione abbiamo detto qual era la volontà di questa maggioranza. A me è altrettanto vero che certe situazioni, assessore, secondo me non si possono verificare, non si devono più verificare. Quindi interrogo la giunta regionale per conoscere gli intendimenti riguardanti il futuro del pronto soccorso dell'ospedale di Umbertide secondo la dinamica che ho appena esposto. Grazie. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. L'ospedale di Umbertide è configurato come ospedale di base del presidio ospedaliero Alto Tevere, di cui fa parte anche l'ospedale Città di Castello. Essendo ospedale di base per acuti, è dotato di pronto soccorso che risulta organizzato in due postazioni mediche H24, cui una dedicata esclusivamente al PS e una dotazione di 118, due postazioni infermieristiche H24, di cui una dedicata esclusivamente al PS e una alla postazione di 118, personale OS presente in PS H12, OBI con due posti letto, percorso e trattamento differenziato per i pazienti Covid o sospetti infettivi e contagiosi in genere. Laboratorio analisi attivo nei giorni feriali dalle 7.30 alle 13.30. Esami di laboratorio POCT al di fuori di tale fascia oraria. Radiologia, presenza attiva del personale medico e tecnico dalle 8 alle 19.30 dal lunedì al venerdì. Nelle ore notturne e festive attiva reperibilità e collegamento con l'ospedale Città di Castello. Il sistema 118 risulta costituito da due ambulanze, un'ambulanza medicalizzata e un'ambulanza con autista e soccorritore. Gli accessi al pronto soccorso. Nel 2019 sono stati 14.406, nel 2020 8.291, nel 2021 9.496, nel primo semestre del 2022 5.318. Allo stato attuale sono presenti criticità per la carenza di personale, soprattutto medico, dedicato alla rete emergenza-urgenza di tutto il sistema regionale umbro, al pari di quanto si sta verificando su tutto il territorio nazionale. E per la qualcosa
anche a livello centrale, di essere operativi per individuare le strategie per il reclutamento di personale necessario alla gestione del sistema emergenza-urgenza, revisione del fabbisogno, formativi, ampliamento di equipollenze, indennità specifiche, revisione dei modelli organizzativi, modalità di reclutamento. Nella programmazione regionale dell'ospedale di Umberti, del resto l'ospedale di base per acuti, inserito nel presidio ospedaliero Alto Tevere, insieme all'ospedale di Città di Castello, come previsto nel piano di efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale, adottato con DGR 1024 del 5/10/2022, nel quale è riportato l'ospedale di Umbertide, parte integrante del presidio ospedaliero unico della Città di Castello, individuato come ospedale di base con sede di pronto soccorso e allineamento di posti letto agli standard del DM 70 del 2015. Quindi io direi che più di scrivere le cose e le amministrazioni parlano per atti non si può. Grazie. Replica consigliera Puletti. Grazie Presidente, soprattutto grazie Assessore per la precisione dei dati con la quale mi ha risposto. Ci tengo a precisare però che il voler portare una situazione che è avvenuta in campagna elettorale e che ha riguardato il pronto soccorso di Umbertide era proprio per mettere al corrente di alcune situazioni che a mio avviso anche dell'amministrazione comunale e di numerosi cittadini sono sicuramente anomale, quindi non volevo sicuramente puntare il dito con nessuno, era semplicemente contro nessuno, era semplicemente voler attenzionare una sede istituzionale di quanto è avvenuto, anche perché successivamente all'episodio è intervenuta la Presidente rassicurando, è intervenuto lei, è intervenuto il Sindaco, sono intervenuti anche i direttori che hanno seguito la situazione, quindi ribadiamo che non c'è nessun tipo di futuro scabroso per quanto riguarda il pronto soccorso, anzi si sta portando avanti una linea che abbiamo preso, intrapreso e mantenuto da diversi mesi a questa parte. È anche vero però, Assessore, che se si strumentalizza, come io penso, ma questo è un mio pensiero, la campagna elettorale anche all'interno di ospedali o comunque sia di pronto soccorsi per muovere determinate linee, forse, ripeto, questo è un mio semplice parere, a volte un segno di discontinuità potrebbe essere una buona soluzione. Grazie.